Buongiorno a tutti. Oggi volevo farvi un make-up utilizzando i prodotti di Kiko, quindi della nuova collezione. Quindi faremo una full face proprio riguardante tutta Kiko, tranne il fondotinta perché devo fare un altro video. Quindi faremo una cosa. Sto mettendo l'olio di Kiko. Stiamo parlando di Kiko, mettiamo l'olio di Kiko. Allora, la palettina in questione è questa qui, della Precision Rituals. E io ho preso la colorazione 01 ed è questa con il pack così. E ovviamente usufruire. Utilizzeremo lo specchietto. I colori in questione sono questi, però prima andiamo a mettere il primer, questo qui dove c'è il matitone. Utilizziamo il primer perché non voglio mettere il correttore, ma visto che abbiamo il primer di Kiko, mettiamo il primer di Kiko. Allora, lo mettiamo per vedere anche che performance ha questo primer, perché ovviamente assomiglia a quelli della gamma permanente, i matitoni direttamente. Io lo sistemo col dito. Ditemi voi come li sistemate, col dito senza. Allora, andiamo ad applicarlo così. Adesso andiamo a prendere la nostra palettina e io voglio fare un make-up abbastanza. Vedete la maglietta? Capite super giù. Allora andremo a mettere questo su tutta la piega, poi andiamo a scurire, mettiamo questo sotto l'arcata e questo o all'inizio o al centro. Vi piace come idea? Facciamola. Che ci vuoi? Mettiamo così. Allora vado a prendere un pennello da applicazione e vado a mettere il marroncino proprio su tutto l'occhio. È un bel colore, eh? Molto molto bello come colore. Andiamo a vedere che performance ha questo marronzino. È un marronzino carino. Marronzino carino. E lo applico così. Poi giro il pennello e cerco di sfumare bene i bordi e cerco di, spero che vediate qualcosa, di sfumare e portare un po' più su l'ombretto. Cerco di aprire l'occhio per vedere fin dove arriva la mia sfumatura. Un pochettino di fallout lo sto facendo, non so se lo vedete qua. Il pennello mi perde alcune setole, ma va bene. Andiamo a prendere un altro pennello. Facciamo questo più di Essence e vado a mettere la parte scura, quindi questo. Lo vado a mettere proprio alla fine, però aprendo l'occhio vado a fare la mia righetta così per vedere di alzare un po' l'occhio. Cerco di allontanare lo specchio proprio per vedere la parte e vediamo di sporcare anche questa parte iniziale e di portarlo così. Non so se si capisce. E poi vado a sfumare un pochettino. È ottimo questo specchio, proprio per vedere il tutto. Se vedete che poco aggiungete. Io aggiungo un pochettino proprio per dare un altro po' di sfumata.
E poi con il pennello più largo, più ampio, vado a sfumare. Adesso vado a prendere un pennello ampio e prendo il panna, il colore chiaro, scuoto un po' l'eccesso e lo metto sotto l'arcata per dare più definizione. Che vedete? Così c'è anche la possibilità che potete riapplicare il prodotto e sfumarlo perché vi viene anche meglio, perché c'è una base sotto. Adesso andiamo a mettere il colore principale di questa palette, che è il dorato. Non so dove metterlo, sinceramente, o su tutta la palpebra o all'inizio, perché sinceramente già mi piace così. Però vediamo con il pennello come viene l'applicazione all'inizio. Alcuni hanno detto che non scrivevano, a me scrivono. Certo, non sono pigmentati. Però a me il fatto di stratificare un pochettino piace. Sinceramente lo lascerei proprio soltanto nella parte iniziale. Che dite? Vediamo se con viene anche meglio. Sì. No, no, meglio così. Sì, su tutto l'occhio. Mi piace di più su tutto l'occhio. Mi piace molto di più. Allora, per me andrebbe bene già soltanto così. Adesso vado a mettere il mascara e vado a fare l'altro occhio e ci vediamo dopo. Allora, ho appena fatto gli occhi, adesso vado a mettere il siero per quanto riguarda sempre la collezione Precision Rituals ed è questo. Vediamo di applicarlo. Io di norma lo metto qui sulle dita. Ottimo profumo. Io cerco di vedermi attraverso la fotocamera e attraverso il video. Allora, già ho fatto la mia skin care e quindi la pelle ce l'ho abbastanza liscia e tutto. Non lascia la pelle appiccicosa, l'odore è ottimo, si sente un pizzico di zenzero e devo dire che è molto gradevole come profumazione. La pelle è liscia, non so se si vede come scivolano le mani. Sì, la pelle è molto molto liscia. Adesso però devo stoppare di nuovo, mi scuso per tutti questi stop, ma devo fare l'applicazione per quanto riguarda un fondotinta particolare e noi ci vediamo dopo per applicare gli ultimi prodotti che ho acquistato da Kiko. Ci vediamo dopo. Allora, ho appena fatto la base, ho utilizzato un fondotinta, in caso vi metterò poi il link del video qui sopra e andiamo a finire il nostro make-up. Ho messo la cipria e ho utilizzato sempre la cipria di Kiko. Adesso scusate, a finire gli occhi. E io volevo mettere sempre la parte scura, questa qui, nella parte di sotto, questa scura nella parte di sotto, la parte scura nella parte di sotto, proprio per continuare il nostro contorno, però sempre facendo una cosa molto molto lieve. Questo è il pennello di Essence, quelli doppi,
Ma per tutto il make-up ho utilizzato i pennelli che si trovano nelle palettine sia di Anastasia che di altri brand, quelle a due facce. E poi nella parte, diciamo, della sfumatura grande vado a prendere il rame e lo vado a sfumare così. Poco fa ho bagnato il pennello ed ho applicato il dorato. Non so se si vede la differenza. Ho applicato il dorato. E vediamo, visto che abbiamo utilizzato la parte con il primer, vorrei utilizzare proprio questa parte all'inizio. Qui, non so se si vede. Così. Così almeno abbiamo utilizzato i prodotti. Poi, per quanto riguarda la palette, fatta. Adesso andiamo a mettere la terra. Il pack è questo. Bordeaux. Molto molto bello. E la terra in questione è questa qui ed è la più chiara, proprio la più chiara che c'è. Io utilizzo un pennello abbastanza largo e ovviamente devo scuotere l'eccesso e fare il mio contouring. Cioè, guardate, ed è la più chiara. Cerco di alzare. Come la vedete voi questa terra? Ditemi ovviamente cosa ne pensate di questa collezione. A me sinceramente è piaciuta e devo dire che mi sono piaciuti tutti, cioè quasi tutti i prodotti. Devo provare ovviamente il fondotinta, poi lo proverò quando ci saranno gli sconti. Però devo dire che questi prodotti mi stanno piacendo. Poi ovviamente lo passo anche qui. Anche se con la dieta tutti mi hanno detto che il doppiamento si sta togliendo. Quindi. Io non faccio quello sul naso, anche se avrei proprio tanto di bisogno perché non lo so fare, quindi già che ho un bel nasino, se lo facciamo anche storto, siamo a posto. Andiamo a utilizzare il duo di blush, questo è nella colorazione 1 ed è quello sui toni naturali, che è questo. Io utilizzo sempre lo stesso pennello, scuoto diciamo l'eccesso e lo utilizzo proprio miscelando i due colori. Devo dire che è bellissimo, fa una polvere assurda. E lo utilizzo, c'è la plastichina, non l'avevo visto. E lo utilizzo così. Alzando. Piace tantissimo questo colore perché ti dà quell'effetto naturale. Non è tipo troppo rosa, troppo arancione, tipo Heidi, no, è un colore tipo naturale delle guance ed è una cosa che mi piace. Io ad esempio sto utilizzando sempre lo stesso pennello, poi potete utilizzare altri pennelli, però siccome le polvere non sono così tanto pigmentate, nel senso che fanno macchia e quindi mi piace utilizzare sempre lo stesso pennello. E questo per quanto riguarda, aspettate che chiudo tutto. Adesso andiamo a utilizzare le ultime due cose che ho acquistato, no, l'ultima cosa che ho acquistato, che sarebbe il rossetto. Io ho preso sempre della Precision Rituals, io ho preso la colorazione 05 e lo metterò con la matita di Kiko della Dolce Diva. Questo
05. Adesso mi concentro, mi avvicino perché ho bisogno di avvicinarmi e se non riesco a farvelo vedere tutto per intero, noi ci vediamo alla fine. Allora, questo è il risultato finale per quanto riguarda il make-up. Non so se ci meccia tantissimo il fatto degli occhi e le labbra. Scrivetemi un commento e ditemi cosa ne pensate. Adesso vi dico su per giù cosa ne penso di alcuni prodotti che abbiamo utilizzato. Per quanto riguarda il siero, devo dire che mi è piaciuto. Mi piace l'odore, mi piace la stesura e sinceramente mi ha fatto, diciamo, la pelle molto più liscia di come l'avevo. Considerate che io avevo fatto anche un leggero peeling, quindi la pelle era abbastanza liscia, però devo dire che il fondotinta mi è scivolato ancora di più tramite questo siero, quindi devo dire che mi è piaciuto tantissimo sia la profumazione che il siero in questione. Ho un prurito, ma non so cosa fare. Poi, per quanto riguarda dov'era l'altro prodotto? Mi hanno rubato il prodotto, no. Per quanto riguarda il matitone, allora devo dire che l'ombretto, diciamo, correttore o primer che si voglia, io l'ho utilizzato svariate volte, infatti ce l'ho di diversi colori perché mi sono sempre piaciuti questi matitoni di Kiko e quindi, diciamo, l'aderenza per quanto riguarda gli ombretti è ottima. Questo l'ho utilizzato proprio all'inizio dell'occhio e mi è piaciuto, poi lo utilizzerò anche proprio su tutto l'occhio per vedere che make-up posso realizzare. Per quanto riguarda la palettina, io devo dire che la vedete voi stessi nel mio occhio. Sinceramente a me è piaciuta tanto. Gli ombretti si sono sfumati benissimo, come si vede proprio lì. Ho utilizzato alla fine poi questo bagnato. Prima ho prelevato il prodotto e poi gli ho spruzzato, diciamo, lo spray. E sinceramente l'applicazione mi è piaciuta. Mi piace proprio questo effetto oro su tutta la palpebra. E gli altri colori si sono uniformati benissimo con tutto il make-up. Quindi devo dire che mi piace tantissimo. Questo prende. Per quanto riguarda la terra, mi piace molto anche questa perché non è troppo fredda, non è troppo calda e per me è un colore ottimo per quanto riguarda la mia capacità, capitemi, capacità di applicare la terra, quindi non mi fa l'effetto macchia e non mi trasforma, diciamo, il viso in cadavere tipo scavato al massimo e mi piace proprio colore, mi piace come ha la pigmentazione, quindi per me è un'ottima terra. Poi per quanto riguarda il blush, il duo di blush, mi piace tantissimo, avevo azzeccato benissimo il colore proprio per prendere un colore che non mi dava quell'effetto né troppo rosa né troppo aranciato. Questo mi dà diciamo, un colorito naturale e mi piace. Sì, l'illuminante, la parte luminosa non è proprio luminosa, luminosa, accecante e quindi posso uscire benissimo anche così, non è troppo evidente come illuminante e quindi ottimo anche questo. E per quanto riguarda il rossetto, a me piace, piace il colore, piace la stesura e il profumo è strano perché assomiglia. Ora non mi ricordo bene, però assomiglia ad altri rossetti che ho avuto in precedenza. Molto molto buono, mi piace questo odore di rossetto. Comunque, ottimo anche questo. E questo ovviamente è il risultato finale utilizzando i prodotti dell'ultima collezione di Kiko. Io devo dire che sono rimasta molto molto soddisfatta. Scrivetemi un commentino e ditemi cosa ne pensate di questo make-up e soprattutto cosa ne pensate di questi prodotti che vi ho fatto vedere. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!